Sono con il marchese Enrico Ottonello Lamellini di Tabarca. Buonasera. Discendente della famiglia Lamellini, nonché ambasciatore di Genova nel mondo. Enrico, hai una missione. La mia missione è quella di fare conoscere Genova nel mondo. La storia nasce qui, a Genova, per attraversare il Mediterraneo e giungere fino a Tabarca, che è questa piccola isola che pervenne alla famiglia Lomellini nel 1540 in un modo un po' particolare. Praticamente in quell'anno fu avvistata una flotta di pirati barbareschi al largo della Corsica, che era territorio genovese, certo, fino al 1768, quando poi è stata ceduta alla Francia. E questa flotta di pirati barbareschi che stava facendo delle incursioni fu intercettata da due flotte mandate dalla Repubblica, una dei Doria e una dei Lomellini. Presero battaglia, vinse la flotta genovese e nella spartizione della preda il famoso corsaro Dragut fu catturato e assegnato come preda di guerra alla famiglia Lomellini, la quale lo tenne prigioniero in uno dei suoi palazzi. Questo personaggio, che in realtà era un principe tunisino, una volta usava chiedere il riscatto per queste persone importanti, ma da Tunisi risposero picche, non volevano, praticamente hanno detto ai Lomellini: tenetevelo pure. Questo personaggio era un po' corpulento, ridotto in schiavitù, non si poteva vendere, insomma un po' di traversie. Esatto. Allora, su proposta di Dragut, questo mio antenato lo lasciò andare, in cambio, sotto giuramento, di rimettere, una volta arrivato a Tunisi, il riscatto. E così questo mio antenato lo rilasciò, lui tornò a Tunisi e come prima cosa fece fuori tutti i suoi parenti che l'avevano abbandonato. Rimise puntualmente il riscatto come promesso e in più diede in cambio l'isola di Tabarca in dono appunto alla famiglia. Ma in realtà la storia non andò effettivamente così. Questa è una storia un po' romanzata. Un po' una leggenda. Esatto, una leggenda. Stiamo per entrare in flottiglia nel porto di Carloforte, oggi domenica 21 luglio. Ultima tappa della traversata storica sulla rotta del corallo, Pegli, Tabarca, Carloforte. La missione è quella di fare conoscere Genova nel mondo. Siamo arrivati adesso dinanzi all'isola di Tabarca. Dopo una notte tempestosa ci stiamo avvicinando al porto con mare forza 5-6. È stata veramente un viaggio impegnativo anche questa notte, con onde altissime. Storicamente documentato che nel 1540 l'isola fu data in concessione per la pesca del corallo alla famiglia Lomellini dall'imperatore Carlo V. Dopodiché qui la grande impresa straordinaria: nel 1542 300 famiglie di pescatori pegliesi partirono alla guida di tre fratelli Lomellini e andarono proprio a colonizzare Tabarca. E costruirono le mura, il villaggio, una bella fortezza in difesa appunto dell'insediamento, e per ben 200 anni questa comunità genovese visse e prosperò in pace, commerciando, pescando il corallo e commerciandolo con Genova tramite la famiglia Lomellini, che lo commercializzava in tutta Europa.
Ci fu poi una fine traumatica di questa colonia, perché nel 1741, con un colpo di mano, i tunisini la ripresero, fecero tutti gli abitanti schiavi e vennero portati a Tunisi. Okay. Questi poverini in patria pegli non avevano più nessuno, e li riscattò dopo qualche anno Carlo Emanuele III di Savoia, re di Sardegna, che aveva necessità all'epoca di popolare il Sulcis e la Bassa Sardegna. Li riscattò e li fece trasferire sull'isola di San Pietro, dove loro in suo onore fondarono la città di Carloforte. Oggi, a distanza di 500 anni, quella comunità sarda, quindi di Carlofortini, parlano ancora la stessa lingua genovese che si parlava 500 anni fa. Hanno mantenuto completamente le tradizioni genovesi. Stiamo per entrare in flottiglia nel porto di Carloforte, oggi domenica 21 luglio. Ultima tappa della traversata storica sulla rotta del corallo, Vegli, Tabarca, Carloforte. Dopo qualche anno, da questo riscatto di Carlo Emanuele III, un'altra operazione simile la fece Carlo III di Spagna. Riscattò una parte che era rimasta di questi tabarchini e li trasferì sull'isola Piana davanti ad Alicante, che loro hanno richiamato Nueva Tabarca. Oggi è in corso una proposta di tutelare come patrimonio immateriale e culturale dell'umanità questa grande epopea del popolo tabarchino. L'ideatore della traversata storica Pegli, Tabarca, Carloforte, che hai denominato sulla rotta del corallo. Esatto, sì. Una bella avventura. Sì, abbiamo voluto ripercorrere quest'anno proprio l'antica rotta che hanno fatto i pegliesi nel 1542 per andare a Tabarca. Abbiamo fatto 1000 miglia nautiche, affrontando anche ben 2 burrasche. E abbiamo ripercorso questo tragitto. È stato un evento internazionale al quale abbiamo voluto dare un risalto mediatico importante, perché è un progetto che è stato concepito come progetto proprio di sostegno e di supporto a questa proposta di classificazione UNESCO, certo, dalla grande epopea del popolo tabarchino. Quando siamo arrivati a Tabarca ci hanno riservato 3 giorni di festeggiamenti. È venuto... stata un'emozione molto forte. Molto, sì, davvero, è stata un'esperienza unica. E arrivare, anche perché non avevo mai visto Tabarca vista dal mare, arrivando dal mare. E appunto ci hanno riservato 3 giorni di festeggiamenti, è venuto anche il ministro del turismo ad accoglierci, è stata veramente una cosa grandiosa. Altrettanto è stato fatto a Carloforte e a Calasetta, che è l'isola vicina, dove c'è un'altra comunità sempre tabarchina vicino a Carloforte. L'hai chiamata sulla rotta del corallo proprio per il discorso del commercio? Sì, perché a Tabarca praticamente era un'azienda in cui si pescava il corallo, che all'epoca era chiamato l'oro rosso perché aveva, certo, un valore inestimabile. Sono state realizzate anche delle opere. Esatto, poi, molto importanti. E questo corallo appunto veniva pescato nei mari circostanti e fu la ricchezza dei Lomellini. Se voi pensate che con il 3% dei proventi di quel commercio è stata edificata a Genova la chiesa dell'Annunziata, che è una delle chiese più grandi di Genova, se non la più grande. E quindi è stata un'avventura anche per Genova molto redditizia. Molti dei palazzi Lomellini presenti a Genova sono stati costruiti grazie ai proventi di questo commercio. E ritengo doveroso far conoscere, diciamo, la storia di Tabarca, non quanto come storia di famiglia, ma come storia di questa grande epopea di questo popolo che esiste ancora oggi ed è ben rappresentato. E quindi secondo me merita veramente questa storia di essere approfondita. Un sentito ringraziamento per tutto questo bellissimo racconto. Grazie mille. Grazie a voi. Buon lavoro, buon proseguimento. Grazie mille. La missione è quella di fare conoscere Genova nel mondo.